Chiesa, con il Sacro Tempo dell'Avvento, e ci mettiamo direttamente nella riflessione ma anche nell'esperienza viva della liturgia in cui attualizziamo nel tempo il mistero di Gesù incarnato, vissuto, morto, risorto, asceso al cielo per la nostra salvezza, che mandandoci il fuoco dello Spirito conferma in noi la fede e la carità per essere nel mondo suoi discepoli missionari. E all'inizio di un nuovo anno tanti possono essere i pensieri e i propositi. Certamente il nuovo non significa che tutto ciò che abbiamo vissuto viene dimenticato, ce lo portiamo nel cuore, presente nella nostra vita, nella nostra mente, nella nostra esistenza, però tutto il nostro cuore viene informato e trasformato dalla grazia del nuovo che è Gesù stesso. E Lui che viene a visitarci con la sua presenza, e con la sua presenza ci dona anche il suo amore e la sua grazia che fa nuove tutte le cose. In fondo Gesù nella sua esistenza terrena ci ha dimostrato e ha soprattutto realizzato come è possibile sconfiggere le tenebre del male. Lui è il giorno senza tramonto, Lui è il futuro divenuto presente che fa sì che in noi viene a esserci radicalmente la presenza di Dio, un Dio che è luce, un Dio che è verità, che è amore. Luce, verità e amore in Dio sono dei sinonimi, e coloro che partecipano della vita divina vivono nella carità e vivono nell'amore. E allora veramente il Signore viene a dissipare e a eliminare ogni paura che è la notte del cuore. Nella parola di Dio di questa prima domenica d'Avvento il Signore si manifesta come luce. Da Gerusalemme storicamente è venuta la salvezza, pertanto nelle tenebre del mondo Gerusalemme risplende come lo spazio e il tempo dove si realizza la salvezza, e questa salvezza poi viene diffusa in tutto il mondo. Ma non solo questa salvezza diventa presente nella storia, non solo con la storia dei profeti e dei patriarchi, ma soprattutto con l'evento Gesù che con la sua vita viene a portarci la luce del mondo, anzi Lui stesso è la luce della verità che tante volte le tenebre rifiutano, ma Lui va avanti, la parola di Dio va avanti, Gesù non si scoraggia davanti all'ingratitudine umana, perché l'amore è forte, l'amore è potente, l'amore travolge, sconvolge e travolge anche l'infedeltà umana. Ma la salvezza che diventa storica viene a essere anche esistenziale nella vita di ognuno di noi. Per questo San Paolo nella lettera ai Romani dice che l'uomo vive nel male, nel peccato, e ci sono tante brutture, tanta sporcizia nel cuore dell'uomo, eppure il Signore viene a togliere questo buio, viene a togliere questo male, viene a togliere la notte del cuore che è il peccato, che è l'angoscia, che è la disperazione, perché il Signore viene a portare un senso nuovo, che è radicale, viene a donare qualcosa di nuovo, per cui l'angoscia non si trasforma in nostalgia del passato, ma addirittura diventa possibilità per accogliere il nuovo di Dio. E allora nelle tenebre del cuore, nella notte del cuore, il Signore viene a donare la luce della pace e della gioia sua interiore, nell'attesa che un giorno verrà Dio, anzi Dio in Gesù Cristo, come un ladro.
Certo, l'immagine usata nel Vangelo ci spaventa perché tutti quanti abbiamo paura che qualcuno possa venire a derubare i beni che noi possediamo, venga a deturpare anche gli spazi che noi viviamo. Però questa immagine vuole indicare nel Vangelo soprattutto la sorpresa del mistero di Dio che certamente ci riguarda, per cui il Signore verrà a visitarci alla fine della nostra vita, alla fine della storia, perché Lui sa tutto in tutti. Facciamoci trovare attenti, siamo accorti all'invito del Signore, il quale ha detto che presto verrà.